E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2017 per la linea SH Figures prodotta da Bandai e Machine Nations. Abbiamo tra noi Ryu direttamente da Street Fighter 5. Ebbene sì ragazzi, con il sondaggio su Telegram e anche con i commenti su YouTube avete decretato come prima figure da recensire questo Ryu. E questo sondaggio comunque è molto significativo perché vedete siete anche molto interessati alla mazza da baseball di Harley Quinn, cosa che non pensavo. E inoltre avete lasciato la povera Chun-Li senza voti ragazzi, siete tremendi. Comunque andiamo a vedere la confezione di questo Ryu. Eccola qui, molto molto figa, con questo design bianco che va a sfumare qui in rosso. Qui c'è la scritta Ryu numero 1 appunto di questa serie di Street Fighter. Qui c'è un'immagine della figure e qui c'è questa particolare scritta Fighting Body. Penso che abbiano usato quindi una nuova tecnologia un po' su questa figure, quindi magari ci sarà qualche articolazione particolare. Qui sul lato vediamo una splendida immagine di Ryu, poi sul retro abbiamo un po' di pose, vedete, e qui è affiancato anche da Chun-Li. Qui vediamo il livello generale di potenza e qui vediamo un po' di caratteristiche del personaggio. Comunque ragazzi, non perdiamo altro tempo su questa confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Passaggio intermedio nel blister. Oh, e andiamo a vedere il nostro Ryu fuori dalla confezione. Allora, già sullo sfondo notiamo qualcosa di particolare. Perché? Perché Bandai e Tamashii hanno incluso appunto nella confezione questo sfondo, vedete, fatto in cartoncino. Questo qui è cartoncino patinato, quindi non è neanche troppo cheap. Come vedete è componibile in questo modo e ricrea uno sfondo abbastanza grande appunto di uno scenario, diciamo, di Street Fighter. E ovviamente comunque il grado di stampa è veramente veramente figo. E devo dire che questa chicca mi è piaciuta molto. Mettendo da parte adesso lo sfondo, andiamoci a vedere gli accessori veri e propri. Partiamo prima di tutto con le mani intercambiabili. Abbiamo queste due qui, ovviamente nella classica posa della Dokken, che è praticamente identica anche all'onda energetica. Naturalmente notiamo che le mani sono dotate di questi guantoni rossi, rosso molto molto vivo. Qui c'è una sfumatura un po' più scura, vedete, sul dorso, molto figo come dettaglio. Comunque nel complesso sono realizzati molto bene. C'è da notare anche la differenza di painting, vedete, lucido per il guanto, invece un po' più opaco per le dita, davvero molto figo. Poi vediamo i visi intercambiabili. Allora, abbiamo che più che visi sono delle mezze teste, perché vedete si intercambiano praticamente i capelli. Abbiamo questo qui che vedete è molto arrabbiato, guarda verso un lato con i denti digrignati, sono fatti veramente veramente bene i denti. Abbiamo il classico segno distintivo di questi personaggi di Street Fighter, ovvero le sopracciglia, che per esempio in questo Ryu vanno sopra la fascia, sopracciglia molto folte tra l'altro. Comunque il viso in generale è realizzato veramente veramente bene. E inoltre abbiamo quest'altro viso urlante, proprio per fare la Dokken oppure altre mosse di combattimento, veramente ben fatto anche questo, non c'è una sbavatura che sia una. Naturalmente sul retro notiamo il foro per inserire la continuazione della fascia che si stacca naturalmente da quella testa. Inoltre abbiamo l'immancabile Hadoken, la mossa caratteristica di questo personaggio. Eccolo qui ragazzi, molto simile anche questo all'onda energetica, solo che non ha tutta la coda del raggio dell'onda energetica. Veramente ben realizzato, devo dire, mi piace un sacco lo sculpt dell'energia appunto. Tutto l'effetto va a sfumare un po', è veramente figo come l'hanno realizzato, come l'hanno colorato diciamo. E qui c'è il classico effetto bianco alla fine che hanno usato anche in qualche effetto di Dragon Ball, veramente ben riuscito. Qui sulla parte inferiore si può notare il foro per poi inserire quest'altro accessorio, diciamo, che è l'asta con la basetta appunto per reggere l'onda in questo modo mentre Ryu la sta sparando, e devo dire che è una soluzione abbastanza buona. Andiamo a vedere adesso il nostro personaggio. Eccolo qui, questo qui è il volto base di cui è dotato, molto serio e anche abbastanza arrabbiato. Anche questo comunque molto molto ben realizzato in tutti i dettagli, rispecchia alla perfezione a dir poco quello che si vede in Street Fighter 5. Anche i capelli sono stati realizzati molto molto bene. E qui vediamo la fascia, che a differenza di quella delle tartarughe ninja per esempio, vedete, questa volta è articolata, quindi si può mettere in queste posizioni molto fighe mentre svolazza. Diciamo che Bandai ogni tanto impara dagli errori. Comunque vediamo il resto del corpo, anche questo realizzato molto molto bene. Qui c'è la pelle che ha delle leggere sfumature un po' più scure per far risaltare un po' i muscoli. E poi vediamo la tunica bianca qui, che è in plastica morbidissima, e questo fatto non limiterà le articolazioni. La cintura è fatta di
dir poco splendidamente in questo grigio molto scuro, con delle sfumature più chiare sopra, veramente fighissime. Qui la stampa delle lettere giapponesi è realizzata molto molto bene. Naturalmente anche sulla tunica ci sono delle sfumature un po' più scure, per esempio qui nella parte della cintura. Vediamo anche qui i pantaloni, questa volta ovviamente non sono in plastica morbida ma torna la classica plastica, però devo dire che non si nota praticamente la differenza tra questa tunica e i pantaloni, e c'è anche una sfumatura un po' più scura dei pantaloni che va verso la fine. Qui notiamo i lembi tutti strappati, comunque ben realizzati, e qui notiamo i piedi, anche questi comunque ben realizzati, nonostante comunque ci siano le articolazioni, ma che ci volete fare, la figure si deve comunque muovere. E a proposito di movimento, andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo la testa qui su doppia sfera che può guardare molto molto bene verso l'alto, può guardare anche benissimo verso il basso, aiutata dall'articolazione qui anche alla base del collo, quindi la testa praticamente può fare tutto quello che volete, ragazzi, può ruotare anche lateralmente in questo modo. Alle braccia abbiamo la cerniera che permette un'apertura in questo modo a 90 gradi, abbiamo anche la sfera interna che permette naturalmente la rotazione, anche un movimento in su, in giù, in avanti e indietro. E a proposito di movimento in avanti e indietro, c'è anche la butterfly joint che permette, vedete, al braccio di andare molto più avanti del normale, quindi ottima articolazione. Molto figo il fatto che ci sia, vedete, questa continuazione della tunica, anche questa in plastica morbida, che appunto accompagna il movimento della spalla, veramente un sistema geniale. Poi abbiamo qui la rotazione alla parte superiore, vedete qui non c'è un'articolazione che spezza lo scalp, e questo fatto lo apprezzo molto, ma la rotazione la troviamo qui al gomito, questa qui è davvero una bella trovata. Poi abbiamo la doppia articolazione qui molto funzionale, rotazione qui al polso e piegamento al polso. A mezzo busto abbiamo un'articolazione di piegamento in avanti e anche all'indietro, anche un po' laterale, molto buona e comunque anche abbastanza nascosta dalla tunica. E alla vita abbiamo una splendida articolazione che permette un movimento incredibile all'indietro, naturalmente si crea il gap, però basta alzare, ragazzi, il gonnellino e il gap si chiude. Poi abbiamo il piegamento in avanti, il piegamento laterale in questo modo e la rotazione laterale. Quindi ragazzi, è veramente un'ottima articolazione questa qui alla vita, perché dà un movimento generale incredibile al personaggio. Alle gambe abbiamo il piegamento in avanti in questo modo a 90 gradi, piegamento anche all'indietro sempre a 90 gradi, come vedete la tunica è morbidissima e non limita l'articolazione. Qui abbiamo praticamente le stesse articolazioni delle nuove Sage Figures di Dragon Ball, abbiamo anche l'apertura laterale in questo modo molto ampio, il raggio, rotazione sulla parte superiore, articolazione qui al ginocchio abbastanza buona come raggio, non incredibilmente bella da vedere. Poi abbiamo la rotazione qui alla caviglia, piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù, veramente ben realizzato con la cerniera, rotazione laterale della caviglia incredibile anche questa, e piegamento delle dita dei piedi in su. Quindi ragazzi, come avete visto, si sono impegnati particolarmente nelle articolazioni di questo personaggio, e penso proprio di questa linea in generale, perché appunto quella frase che c'era scritta sulla confezione sta a significare allora qualcosa. E infatti questa figure praticamente può assumere qualsiasi posa possiate immaginare, ancor di più delle Sage Figures, diciamo, normali, tipo quelle di Dragon Ball. Questa qui è articolata ancora meglio. Comunque andiamo a misurare l'altezza di questo Ryu e siamo praticamente sui 6 pollici e mezzo, ovvero quasi sui 16 centimetri. Lo andiamo a paragonare con una figure 6 pollici standard, una Marvel Legends, il Pizza Spider-Man, come vedete hanno praticamente la stessa altezza. E ora lo paragoniamo naturalmente con il mitico Monnezza Spider-Man, che essendo 7 pollici risulta molto più alto di questo Ryu e quindi abbastanza fuori scala. Il voto che mi sento di dare a questa figures, ragazzi, è un bel 9.5, mi ha soddisfatto veramente appieno, articolazioni incredibili, dettagli altrettanto incredibili. L'unica piccolissima nota dolente secondo me sono queste articolazioni un po' alle ginocchia, però per il resto, ragazzi, è praticamente perfetta, veramente un'ottima rappresentazione di Ryu da Street Fighter. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Ryu con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete condividerlo. Vi ricordo come sempre che se foste rimasti particolarmente colpiti da questa action figure e voleste acquistarla, potete farlo tramite il mio sito Aras Review Shop, che trovate qui sotto in descrizione, oppure con i contatti privati che trovate sempre qui sotto. Inutile dire che acquistandola tramite me mi aiutereste davvero tantissimo. Comunque ragazzi, la recensione finisce qui, io vi lascio alle pose fighe, ciao da Ara, da Ryu, e collezionate sempre.